Bene, di nuovo ben ritrovati in diretta alle 11:54 minuti di questa giornata caratterizzata dal maltempo. Ci siamo concentrati con la nostra redazione, con le nostre telecamere, con la nostra troupe, in particolare nella zona di Marotta. Marotta dove c'è con noi collegata Simona Zonghetti che insieme al nostro operatore Alessandro Belli stanno girando in lungo e largo il territorio per raccontare quelli che sono i disagi di questa nuova ondata di maltempo che però, come abbiamo già detto nel precedente collegamento, è sì maltempo, ma non è di quelli eccezionali. Allora, di nuovo Simona, buongiorno, raccontaci un po' che cosa è successo nel frattempo. Buongiorno. Sì, ci siamo recati nella scuola Fabi Bruno, c'era presente anche il sindaco Pietro Cavallo, lo abbiamo intervistato questa sera, lo manderemo in onda, il servizio, quindi la sua intervista all'interno del telegiornale di Occhio alla Notizia. I bambini sono stati rimandati tutti a casa per sicurezza. Dunque adesso qui ci ritroviamo in via Rovani, dove la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Il fango e l'acqua sono stati quasi completamente ripuliti dalla. Asfalto. Il problema principale però rimane nelle case che hanno garage scantinati allagati. Ci spostiamo da questa parte perché abbiamo il responsabile di zona dell'attività di emergenza della Croce Rossa Italiana. Buongiorno. Salve. A che ora avete avuto le prime segnalazioni questa mattina? Le prime ore del giorno, 6:30 è arrivata questa piena improvvisa e ci ha allertato tutti. Ma una riflessione, responsabilità di chi? Io sono responsabile dell'attività emergenza, ma qui non si tratta più di attività emergenza, qui è una quotidianità, ogni volta che piove, ripetiamo le stesse cose, è diventato un lavoro, non è più un'emergenza. Questa mattina avete aperto anche il COC, il centro operativo Sì, comunale. la prima cosa è con l'amministrazione comunale di Mondolfo si è aperto il COC qui all'Istituto Fa di Bruno, perché appunto c'era l'apertura della scuola e quindi traffico in mezzo all'acqua, ecco, abbiamo cercato di tamponare, i pulmini arrivavano, hanno scaricato, abbiamo messi al sicuro i primi alunni nella parte, diciamo, che non è stata interessata dall'allargamento. Dopodiché abbiamo predisposto il ritiro dei ragazzi pian piano e di farli riportare a casa quelli che era possibile. Ecco, invece ora diversi dei vostri uomini sono nelle strade per dare supporto ai residenti. Senz'altro, quello che possiamo fare. Bene, la ringrazio e buon lavoro. A lei, altrettanto. Bene, come potete vedere anche alla mia sinistra ancora molti residenti sono al lavoro, stanno cercando di ripristinare la situazione, chi cerca di togliere per quanto possibile il fango. Chi sta ripulendo l'abitazione? Buongiorno, anche lei cerca di rimuovere il fango finché è morbido? Eh sì, tanto qua chi pulisce? La Solo sua qua. abitazione si è allagata? No, no, dentro no, dentro è a posto. Solo qui dietro, tutto l'orto, tutto fango. Bisogna buttare via tutto. Insomma, le ha recato dei danni lo stesso. Eh sì, ma adesso sono danni da poco, insomma, per due ceppi di insalata. Grazie mille, grazie. Quindi i prodotti alimentari. Anche qua ci sono delle signore al lavoro che stanno cercando di ripulire la strada. Sì, cerchiamo, proviamo a togliere un po' di malta dall'asfalto. Da che ora siete qua a lavorare? E noi dalle 7:30 di questa mattina. Lei Ha forse di preciso, più. 6:30 la Ecco, signora. la signora si è svegliata prima e quindi così. Bene, buon lavoro. Proseguo ancora in via Rovani, qua giù ci sono le squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro, come potete vedere. Si cerca di togliere il fango anche da questa parte. Vi ricordo che prima qui c'erano almeno 20 centimetri d'acqua, per cui nel giro di 2 ore c'è stato un grande lavoro delle squadre. Questa invece è un'abitazione in cui i garage sotto sono andati completamente sott'acqua. Buongiorno. Buongiorno. Noi stiamo pulendo adesso perché finalmente hanno tolto l'acqua sia dalla strada sia dal garage e ci rimane questo lavoro di pulitura. Come ci ha mostrato prima, eravamo fuori onda, ci sono di sotto diversi garage, tutti allagati.
Sì, sono tutti completamente allagati, quindi anche quello che c'è dentro è rovinato. È strano perché dopo un giorno di pioggia non è possibile che succeda questa cosa, anche perché a noi succede ormai ogni 6 mesi, quindi c'è qualcosa che non funziona. Qui mi raccontava che ci sono diversi problemi, non soltanto uno, perché l'acqua che vi arriva proprio da sotto. Noi abbiamo il problema, uno, l'acqua che arriva dalla strada e quindi comunque entra. Poi abbiamo il problema che l'acqua che arriva da sotto con la forza dell'acqua, quindi dove trovano sfogo, ci entra comunque nei garage, quindi ci entra anche da sotto. Il problema è che a monte arriva l'acqua, a valle, al mare probabilmente non riesce a sfogare, quindi noi siamo in mezzo. Le chiedo cortesemente se ci può accompagnare, facciamo vedere anche ai nostri telespettatori la situazione che, ripeto, nel giro di queste ore è leggermente migliorata. Speriamo che ci prenda il segnale, perché probabilmente non prende. In caso dalla regia fatecelo sapere. Vi siete attrezzati anche con dei secchielli? Per forza, perché sennò l'acqua non ci sapevamo più dove metterla. Certo. Adesso qui ecco, qui facciamo attenzione. Già, non so se prima da di qua, ecco lì si vede già il segno dell'acqua. Per ora si vedono le immagini, per cui possiamo proseguire. Ecco qua gli attrezzi della mattinata, quindi una pala, secchielli. Siamo, avevamo in garage, adesso un po' è uscita perché ormai le pompe hanno cominciato a funzionare, però qui ecco, ancora adesso erano tutti pieni d'acqua, si vede il segno, adesso le sistemeremo insomma. Queste sono case nuove? Sì, sì, sono case nuove, hanno 7-8 anni di vita, non hanno molti anni di vita. È la prima volta che accade? No, no, è già successo, tant'è vero che ne rivediamo ancora i segni e ogni volta che piove è sempre peggio. Ora come farete per rimuovere tutto questo fango? Rimanete qui anche oggi pomeriggio per lavorare? Sì. Con l'idropulitrice ci mettiamo tutti d'accordo, siamo in 5, un po' per uno, facciamo. Vi aiutate fra vicini, c'è un po' di solidarietà per quello che per si può fare. Per forza, sì, sì, soprattutto in queste situazioni, se non ci fosse guai. No, no, per forza. Le macchine invece hanno subito danni, le automobili? No, per adesso no, almeno io non l'ho aperta la mia, però penso di no, perché l'acqua comunque è arrivata a un certo livello e dopo è rimasta stabile, quindi non è salita. Forse quelli che erano in strada hanno subito più danni, anche perché qui noi c'è una forma di avvallamento, quindi è stato uno dei punti dove abbiamo avuto l'acqua più alta. Per cui ora invece state pulendo la parte esterna, anche qua sì, era tutto fango. Tutto è visto, ancora c'è dell'acqua, quindi aspettiamo che si svuota completamente l'acqua e poi puliamo anche sotto. Bene. Buon lavoro, anche i piccoli al lavoro. Certo, non vanno a scuola, è giusto che devono lavorare. Dove va il ragazzo? Alla Fa di Bruno? Sì, alle Fa di Bruno, sì. Questa mattina si è recato comunque in classe oppure no, non è andato a uscire. Ah, eravate bloccati? Sì. Avevamo l'acqua fino alle ginocchia. Noi all'ora che esce lui, verso le 8:15, non potevamo uscire di casa. No. Poi comunque penso che sia stata chiusa, perché anche di là hanno avuto danno. Sì, hanno rimandato i ragazzi a casa, come abbiamo comunicato poco fa. Bene, grazie di nuovo, grazie mille. Ci spostiamo da quest'altra parte, possiamo vedere ancora gli uomini, il personale della Croce Rossa Italiana al lavoro. Anche questi residenti sono qui da questa mattina presto, che stanno cercando di spalare fango. Come sta andando? Abbastanza bene, abbiamo finito. Avete quasi fatto. Anche qui, signora, era tutto allagato? Tutto allagato, anche là dentro, sotto la macchina, arrivava sulla macchina. Vi ha recato danni nel garage? Ah, penso qualcosina, sì. Non c'era roba di tanto di valore, però il fango più che altro, non solo l'acqua, ma il fango. Certo. Bene. Grazie mille, grazie. Prego signora, passi pure. Da lei. Non c'ho la chiave però, perché mio marito è andato a prendere la pompa. Ecco, comunque è entrata l'acqua dentro casa? Sì, nell'appartamentino di sotto, sì. Che cos'ha, una tavernetta? No, è un appartamentino normale, estivo, quello di là. Quindi lì ha un po' di tutto, gli si sono rovinati i mobili? Mio figlio, sì. Ha detto che l'acqua arrivava sopra lo stivale. Però in questo momento non è qui, è andata a prendere una pompa, è qua l'appartamento. Ecco, qua, quindi c'è l'appartamento della signora, ancora si vede come tutto il fango, ancora è tutto da ripulire. Bene, la ringraziamo, un buon lavoro. Ecco, qui ci sono gli uomini dei Vigili del Fuoco, al lavoro incessantemente ormai da diverse ore, con le pompe idrovore stanno cercando di ripristinare la situazione qui in via Rovari. Anche qua ci sono dei signori che si sono attrezzati autonomamente, chiedo all'operatore se mi può seguire, non c'è più il residente, ah, qua ne troviamo uno,
Buongiorno, ci scusi il disturbo. Buongiorno. Questa mattina si è attrezzato da solo? Sì, sì, abbiamo fatto tutto da noi, sennò qui è un disastro. Non aveva una sua pompa? Sì, sì, una pompa nostra, a scoppio. Ci siamo salvati per di più, abbiamo lì delle paratie. Mi diceva che è saltato proprio il pavimento, la pavimentazione è venuta su. Sì, quello lì, guardi, questo qui il scivolo, prima dei affari arancioni laggiù, è proprio si è sollevato di quattro diti. Ah, è finito il portino. Adesso è risceso giù perché... Entrata anche nel garage, suppongo. Un po', sì, un po', ma poca perché, come ho detto, ci siamo attrezzati. E poi, questa è una cosa vecchia, da 10 anni, 15 anni, ci salviamo, ancora ci siamo salvati sempre così, ma proprio a pelo. Quindi l'avete acquistata appositamente per l'emergenza? Sì, sì, per quello. Ne abbiamo due elettriche e una a scoppio. E come dire, andavano tutte e tre. Quando è caduto l'ultima volta, si ricorda? Io non ricordo, ma solo il problema è che succede sempre in estate, io questo non arrivo a capire perché. Quindi nella stagione estiva? Si fa quello che si può, vedo che sta continuando a ripulire. Comincia a ripulire, a fare qualcosa, perché sennò... E poi questo se asciuga dopo non si viene via più. Sì, è peggio, quando poi si solidifica. Bene, anche qua ci sono... Grazie mille! C'è un signore che sta ripulendo l'ingresso di casa. Buongiorno, anche lei, scopa in mano, si dà da fare. Sì, qui tocca darsi da fare perché non fanno niente, è così. Tanto. C'è stata anche solidarietà tra i vicini, vi siete aiutati? Come no, quant'è la solidarietà sempre, però è che non fanno niente quelli che devono fare perché... Da quanto hanno fatto l'autostrada, e qui è sempre uguale, basta che fa un po' d'acqua. Da quanto tempo abita in questo comune? No, io adesso sono 5-6 mesi in questo comune, ma nell'altro comune che è 30-40 anni più. E 10-20 anni fa si ricorda che cosa succedeva? C'erano queste situazioni? No, mai successo questa situazione. Grazie mille. Beh, sì, ricordiamo che pochi mesi fa la frazione di Fano è passata sotto il comune di Mondolfo e anche questa parte rientra nel passaggio avvenuto. E ancora ci sarà molto lavoro da sbrigare. Molti residenti, ci raccontavano, hanno fatto una sosta, un pranzo per poi sicuramente ritornare a ripulire le abitazioni, le strade. Ecco, con le pompe idrovore stanno cercando i vigili del fuoco di ripulire. Vediamo in diretta le immagini. E questa mattina si è recato sempre in questa zona il comandante dei carabinieri della stazione di Marotta, Antonio Barrasso, quindi anche i carabinieri erano sul posto per dei sopralluoghi. Anche l'intervista del comandante potremo rivederla questa sera nel nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Simona, credo in questo momento che le immagini parlino da sole, sono tutti al lavoro. Sì. Simona, scusa, tu hai parlato... Ha incontrato anche il sindaco di Mondolfo, Cavallo. Ecco, posso chiederti, so che la vedremo stasera poi questa intervista nel corso del telegiornale, ma puoi anticiparci magari tu in sintesi che cosa è andato a fare, immagino dei sopralluoghi, Cavallo? Sì, esatto, l'abbiamo incontrato nella scuola Fa di Bruno per cercare di capire com'era la situazione. Come abbiamo detto prima, i ragazzi sono stati rimandati tutti a casa, anche se in realtà era allagato soltanto il giardino, per cui l'acqua non è entrata all'interno della scuola, le aule, le classi erano asciutte. Il sindaco dà responsabilità ai lavori della terza corsia, quindi poi appunto, come dicevi anche tu, vedremo anche la sua intervista questa sera nel nostro telegiornale integralmente. Bene, io direi che di fermarci qui, ti lascio ovviamente al tuo lavoro. Mamma, andate a prendere i miei, poi ti faccio questo. Ecco.
Vedo che... Ok, proseguiamo con le interviste, sì, perché qua sono tutti indaffarati, capisco anche che cercano di risolvere la situazione il prima possibile. Questo reportage, questa cronaca, per quello che ci hai raccontato, sono situazioni anche di lavoro non proprio agevoli, quindi grazie per questa corrispondenza, grazie a te e naturalmente all'operatore Alessandro Belli che insieme a te ha realizzato questo collegamento in diretta da Marotta, che io direi di chiudere, nel senso di chiuderlo con l'audio, lasciamo magari con il picture in picture il video, anche se le immagini sono ovviamente, come si dice in gergo, un po' grezze, ma comunque ci danno il senso delle cose, dello stato attuale delle cose. Allora, noi con Alessandro Bianchi invece stiamo seguendo e aggiornando in tempo reale anche il nostro sito internet occhialanotizia.it con tutti gli aggiornamenti del caso, quindi continuate pure a seguirci sul nostro portale, perché sul nostro portale, come vedete, inseriamo non soltanto le fotografie ma anche i video, aggiorniamo in tempo reale tutte le notizie, le segnalazioni. Vedete qui il sindaco Cavallo immortalato, fotografato appunto dalla nostra redazione questa mattina durante il sopralluogo alla scuola Fadi Bruno. Poi ecco tutti gli aggiornamenti, ecco questo è l'ingresso della scuola, che dicevamo, scuola che all'interno, al suo interno non ha avuto problemi, non ha avuto allagamenti, il problema era soltanto all'esterno, ma immaginate voi far passare dei bambini in mezzo a questo acquitrino, insomma sarebbe stato difficile, ecco perché poi hanno deciso giustamente di rimandarli a casa e di non farli entrare. Ecco, poi questa invece è la foto, qui siamo a Fano, all'asilo Arcobaleno, qui ovviamente la situazione è completamente diversa, da segnalare soltanto alcune infiltrazioni d'acqua in un paio di stanze, però nessun problema per i bambini, lo stabile, la scuola, l'asilo, insomma è assolutamente agibile, solo che qualcuno ci ha voluto segnalare anche questa infiltrazione d'acqua, che evidentemente non è la prima volta che ci sono in caso di piogge, quindi insomma hanno chiamato la televisione un po' per sensibilizzare con più forza questo disagio, anche perché si pensava nel corso della mattinata che l'asilo dovesse chiudere a una certa ora, proprio perché quelle stanze dovevano essere chiuse. Poi da quello siamo andati lì, abbiamo ascoltato il personale e ci hanno detto che evidentemente probabilmente sarebbero invece rimaste aperte queste stanze, quindi l'attività scolastica, l'attività dell'asilo sarebbe andata avanti regolarmente. Comunque è un problema che conoscono e che dovrebbero risolvere. Anche qui altre fotografie naturalmente sul nostro sito internet che riguardano abitazioni coinvolte dall'acqua, con l'intervento dei vigili del fuoco. Guardate questa fotografia, guardate, ecco, quando dicevamo, no, adesso ecco, quella a destra vedete la situazione attuale, quindi il vigile del fuoco, forse è lo stesso, guardate, la fortuna vuole, il caso vuole che sia lo stesso vigile del fuoco a destra in diretta, a sinistra invece con la fotografia di qualche ora fa dove ha l'acqua fino alle ginocchia. Ecco, quindi per farvi capire com'era la situazione fino a poche ore fa, sempre in questa via, guardate, vedete, la situazione era questa, e quindi ecco il racconto del nostro inviato è questo, quello che vi diceva appunto Simona, ci diceva poco fa, prima c'erano 20 centimetri d'acqua, ecco la fotografia che riguarda appunto quella strada. Bene, io direi di, quindi continuate a seguirci, poi abbiamo anche la nostra applicazione, l'applicazione che è disponibile sul market di Android, Google Play. Se andate su Google Play, avete un cellulare col sistema operativo Android, digitate Occhio alla Notizia, scaricate la nostra app, è un'applicazione gratuita che vi dà la possibilità non solo di fare segnalazioni ma anche di avere sotto controllo tutti i nostri social, quindi da Facebook a Twitter, YouTube, quindi
qualsiasi cosa in tempo reale che noi pubblichiamo, voi con questa applicazione avete la possibilità di seguirlo davvero in diretta, nel vero senso della parola, in tempo reale. Quindi è un'applicazione che tra l'altro è scaricatissima, quindi continuate a scaricare questa applicazione, continuate a inviarci le vostre segnalazioni. Poi vi ricordo anche che abbiamo la nostra nuova pagina, tra l'altro, di Facebook, un gruppo che noi abbiamo voluto chiamare Reporter di Strada. Eccola qua, questa è la nostra pagina. Reporter di Strada è un gruppo aperto, al momento abbiamo 138 membri in continua crescita, perché ci sono persone che ci chiedono di entrare in questo gruppo continuamente. Vedete, abbiamo ancora, ecco, appena arrivate quattro richieste per poter entrare. È anche questo uno strumento che abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri amici, dei nostri reporter, di coloro che utilizzano Facebook, utilizzano la televisione, utilizzano la rete per dare una mano, perché noi in questo momento, sì, è vero, facciamo cronaca, facciamo informazione, però diamo anche una mano. Stamattina abbiamo aggiornato le vie interessate dal maltempo, quindi essere informati prima di partire significa risolversi un bel po' di problemi, perché quando uno parte sapendo quali sono le strade coinvolte dal maltempo, quali sono le strade allagate, eccetera eccetera, significa evitare quelle strade, quindi farne altre, evitare quindi di perdere tempo o di rimanere incastrati o in situazioni poco piacevoli. Quindi questo è il nostro obiettivo: servizio pubblico, servizio pubblico, servizio pubblico. E con questo noi chiudiamo qui questa diretta, che andrà in replica anche nel corso della giornata. Per tutti gli aggiornamenti, occhionotizia.it, stasera alle 20.30, se non ci sarà altro naturalmente, stasera alle 20.30 il resoconto generale di questa giornata difficile per gli abitanti residenti di Marotta, il resoconto di questa giornata nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. 20.30 stasera.